Sei pronto, tesoro? Quasi! A voi! Senti, tesoro, scusa, mi aiuti tu a fare il nodo al nastrino che mi viene sempre male, eh? Mm. Mm. Neanche il nodo? Ta-da. Lo sai che sei carina stasera? Mm. Mm. Senti un po' una cosa. Che c'è? Se non vieni qui, vieni che ti devo dire una cosa. Una cosa nostra, una parola. Dai, vieni qui un momento. Attento, mi rovini tutta l'acconciatura. E sta fermo, euro? Ma come che faccio? È sabato sera. Ti sto dicendo che ti devo dire una cosa. Euro, e sta fermo. Ma che? Andiamo. Sei mia moglie, non ti posso neanche dire una cosa, eh? No, no, non è il momento. Perché? Perché dobbiamo andare a teatro. Perché? Ma come perché, euro? Stasera stiamo in casa e domani mattina ci alziamo presto e andiamo al mare, eh? Con questo tempo? Domani pioverà sicuramente. No, no, vedrai che domani farà bello. Consulto l'oracolo, eh? Oracolo mio, oracolo! Io sono in regola con il canone, avendo sacrificato 24 colombe bianche. Dimmi tu, domani che tempo farà? Calispera. Ecco le temperature minime registrate oggi, temperature misurate con la collaborazione di Mercurio, dio dei termometri. Vediamo la nostra tabella. Atene 12, Tebe 15, Salonico 10, Micene 15, Peloponneso non pervenuta, Sparta 12, Tessaglia 16, Bolzano meno 9. Ed ora vediamo la situazione generale del tempo. Ecco la nostra cartina. Come potete osservare, abbiamo la perturbazione numero 119 avanti Cristo, si sta spostando verso la Palestina, ove si avranno delle piogge piuttosto abbondanti che nella valle di Josafat potranno assumere intensità di diluvio universale. Ma ecco di conseguenza le previsioni più particolareggiate, le vediamo su quest'altra cartina, per le prossime 24 ore. Cielo da sereno a molto nuvoloso, avremo poi venti deboli, moderati o forti, sull'Egeo si avrà il caratteristico vento chiamato Eutesian, i mari calmi, mossi o molto mossi, dimenticavo, nebbie sulla Val Pireo. Calispera. Hai visto che avevo ragione? Da domani chiamo il barometro. E va bene, domani andremo al mare. Ma stasera andiamo a teatro. Ma te lo faccio io il teatro. Smettila, Euro, voglio arrivare prima che cominci. Stasera ho un vestito nuovo. E va bene, come ti pare, scusa tanto, eh. A teatro di sabato sera. La sera di Cupido, la sera dell'amore coniugale e noi a teatro. Ma almeno li hai i biglietti omaggio? Sì! Che cosa danno a questo teatro? Una prima di Aristofane! Capirai, mai detto Eschilo. E come si intitola? La pace! Oh, bravo questo autore! Oh, intelligente! Sera! E scusi, di che tratta questa pace? Ah, della pace! Di questi tempi! Aristofane, capito l'antifona? Bravo, complimenti. Oh, per me è matto. Ma come scrive la pace? Amore, scusa, ma dove vuoi andare? Combinata con quel saccone. Non chiamarlo saccone, è un modellino delizioso. Tanto lo sapevo, tu non hai gusto. Non avrò gusto, ma sono tuo marito. E saccone non te lo metti. Sì. Io me lo metto. E va bene, mettitelo. Ah, grazie. E io ti chiudo in casa. Oh, ma sei un mostro! Oh. Sarei stata da sola stasera con la maxi tunica. E invece lui mi dice levatela. Levatela, mi dice. E va bene. Me la levo. Sì, anche perché c'è sempre quella cosa che ti dovevo dire prima.
mascalzone. Aia! Aia! Mi ha fatto male. Euro, euro, tutto congiura contro di te, povero euro. Beh, che vuoi? Cerco la casa di Dimitrione, dov'è? Poi, per piacere, Vabbè, per piacere. Dov'è? Quella lì, a est. Dimitrione! Dimitrione! Chi è chi mi chiama, chi ci manda? Chi c'è, chi sei, che vuoi? Sono il messaggero dell'esecutivo di Sparta, porto gravi notizie. Non parlare forte, anche i muri hanno le orecchie. Un forte quantitativo di armi ateniesi è stato consegnato stamane al generale Mosè e al suo popolo eletto per rafforzare il conflitto contro i faraoni. Un forte quantitativo di armi ateniesi è stato consegnato stamane al generale Mosè e al suo popolo eletto per rafforzare il conflitto contro i faraoni? Sì! E poi? Basta, non so altro. Per tutti gli dei degli urari, porti notizie incomplete. Che messaggero sei? Chiediamo scusa ai nostri Dimitrioni, ma a causa dell'agitazione dei poligrafici, il messaggero appare in edizione ridotta. Tradimento!